Erminio Sinni. Erminio, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Francesco, ciao Donato, ciao Luca. Come stai? Tutto bene? Benissimo, e quando sono con voi sto sempre bene. Senti, un tuo primo bilancio di questo gennaio 2021, no? Qualche tempo fa in tanti dicevamo, non solo sui social, che avevamo fretta di lasciarci alle spalle quel funesto 2020. In realtà io credo che qualcosa di buono lo salviamo del 2020, ma credo che nel 2021 si può fare già un primo bilancio di questo mese appena finito. Ma io ora come ora non mi azzardo a fare bilanci, non mi azzardo proprio a fare bilanci, però speriamo di andare verso la fine di questo incubo, e questa è la cosa che mi auguro. Per quanto i bilanci, insomma, non, ancora non lo so, però ho visto una cosa bellissima che avete iniziato con Ciucciariello. Assolutamente sì. Totò Peppino la mala femmina, che è grande, Erminio, che grande. In quel film c'era la mia ex suocera, lo sai? Sì. No, raccontaci. È il ragazzino che tira i sassi a mezza capa. Addirittura? Sì. Bellissimo. Questa è una chicca, ma l'avevi già raccontato a qualcuno? Oppure no, un'esclusiva di Radio Amore? No, è un'esclusiva sempre di Radio Amore. Erminio, no. Prima di fare una chiacchierata con te per ripercorrere tutta la tua carriera, io volevo fare un regalo ai nostri radioascoltatori, in particolare ad un amico in comune che abbiamo, che è Achille De Luca, ma anche Nunzio Iovene e tanti altri che ci stanno sicuramente ascoltando. Voglio far ascoltare un tuo pezzo delizioso, che ovviamente è un must, è un cavallo di battaglia proprio della canzone italiana in senso generale, e poi ne parliamo, perché naturalmente c'è un riaggiornamento di questo brano. Io non voglio dire nulla, voglio soltanto che i nostri ascoltatori possano ascoltare questo brano e ne parliamo dopo. Ti va? Benissimo, sono qui apposta. Ascoltiamo. Non ho perso tempo appresso te, anche se ho lasciato sul cuscino capelli e perché. Dentro la stanza c'è la tua assenza. Ti ho dato il mio cuore, sano Dio, sono rimasto senza. Non ho perso tempo sulla tua bocca, gonfia di baci, rosso fuoco e tenerezza. Su quella schiena con maestria qualcuno ha scolpito con sapienza, amore mio. E guardo fuori la mia terrazza, davanti ho giorni nuovi e dentro solo io. E proverò un po' di tenerezza, se all'improvviso sentirò il ti chiamerò amore mio, anche se non dovrei, perché qualcun altro al posto mio affonderà sul tuo bel cuore unghie affilate di veleno e di piacere. Acqua di laghi alpini, trasparenti specchi, su quella pelle dolce e nervosa, spina velluto liscio, delicata rosa. E guardo fuori la mia terrazza, davanti ho notti nere e dentro solo io. E annuserò vento di tristezza, se all'improvviso sentirò il profumo tuo, ti cercherò amore mio, anche se non dovrei, perché qualcun altro al posto mio affonderà sopra il tuo seno unghie affilate di
piacere e di veleno, unghie affilate di piacere e di veleno, unghie affilate di piacere e di veleno. Non ho perso tempo. E nemmeno noi dei Tirapietre abbiamo perso tempo, perché abbiamo scelto il meglio, Erminio Sinni. Erminio, è una poesia strepitosa. Bellissima. Ci puoi raccontare com'è nata questo gioiello? Beh, questa è una canzone del disco S del 2012. Mm-hmm. È nata chiaramente sempre per questioni di donne. Beh, direi che è un bell'argomento, a prescindere, perché senza le donne vivremmo molto meno di emozioni, sei d'accordo? No, senza le donne ci sarebbero meno gli uomini. Come beh, questa è un'epoca un po' particolare, no? Perché no, c'è vabbè, una. Prescinde da quello, io sto parlando dal punto di vista proprio pratico. Le muse ispiratrici. Certo. Allora, Erminio, se io ti dico di definire con 5 aggettivi, ti dico 5, ma ne puoi scegliere anche 10, 12, la donna, che cos'è per Erminio Sinni, al di là di, come diceva Francesco Capodanno, musa ispiratrice? Allora, innanzitutto, se io sono il sole, lei è la luna. Uh-huh. Se io sono il bianco, lei è il nero, quindi è viceversa. Senti, io ho una domanda da farti, perché tanti se lo stanno chiedendo, tanti lo sanno già, però ovviamente c'è questa famosa domanda che si fa su questo brano. Io prima ho fatto una finta di corpo un po' alla Zola, alla Maradona, anche se non sono all'altezza di questi due grandi campioni. In tanti si aspettavano, e tu davanti a me, perché è il tuo grandissimo... No, ma anch'io, me l'aspettavo anch'io, sinceramente. No, vabbè, ma allora, il discorso è questo: non possiamo, quando si parla di Erminio Sinni, far ascoltare sempre quel brano, perché mi sembra un po' riduttivo. Tu hai fatto dei brani strepitosi come Non ho perso tempo, che vale la pena ascoltare. Fosse per me, io questa sera metterei tutti i tuoi brani. Bravo, perché sei davvero strepitoso, una voce meravigliosa. Complementari però. Erminio, io quello che voglio chiederti, ma è tu davanti a me, è davvero che spettacolo il tuo modo di vedere il rapporto sessuale o no? Certo, se no è... No, raccontaci com'è nata questa suggestione. Diciamo che è un inno alla gioia, dai. Anche con fuochi d'artificio. No, anche lo sbarco sul tuo petto come Marines, no? Cioè, insomma, sul tuo cuore, sì. Sì, cuore. Sì, sul tuo cuore. Ma sai, questo è un qualcosa che io ho vissuto chiaramente in prima persona, e ho cercato sempre di ripeterlo. E quindi è un qualcosa, insomma, che non so. Mi è apparso così una sera e chiarissimo come una fotografia, e sono riuscito a scriverlo. In altri momenti non sarei riuscito a scriverlo, ecco. Però l'ho vissuto spesso, fortunatamente, ed è per me quello che dovrebbe essere l'amore, un atto anche sessuale. Senti, ti faccio una domanda molto personale. Tu nell'arco della tua carriera hai conosciuto personaggi strepitosi come Riccardo Cocciante, Paola Turci, di recente naturalmente ad Voice Senior grandi artisti come Loredana Bertè. Ho notato tra le righe, perché poi tutti siamo grandi fan di Mia Martini, tu alla fine a Loredana Bertè dici: ho scelto te perché sono stato corista di Mimì. Qual è il tuo ricordo di questa grande interprete, di questa grande voce della storia della musica italiana? Innanzitutto, ogni volta che apriva bocca era un esorcismo, ti puliva l'anima, proprio una cosa che non si può raccontare. E quello che mi ricordo di Mimì è che non l'ho mai vista purtroppo ridere con gli occhi. Rideva con la bocca, ma con gli occhi ormai ci aveva addosso la sofferenza di tutto il male che aveva ricevuto, e che poi te lo portava in un concerto. E io mi ricordo al Festival di Sanremo dell'89, quando portammo Almeno tu nell'universo. Sì. E era qualcosa che, ragazzi, non si descrive. Forse paragonare quasi al primo scudetto del Napoli. No? Ah, che meraviglia! Che meraviglia. Cioè, è qualcosa di che non si può raccontare, ragazzi, è veramente. E io ho avuto la fortuna di aver respirato la stessa aria nello studio e di aver guardato occhi da bambino, anzi, perché ero un ragazzo, però
ti vedesse in un angolo la guardavo e mi ha dato tanto. Senti, ma secondo te una persona pura come Mia Martini tendenzialmente è portata ad attirare su di sé il male? Questa è una domanda un po' particolare che io voglio farti perché l'hai conosciuta, perché mi parli di grande sofferenza da parte di Mimì. Secondo te perché una donna così intensa, così straordinaria dal punto di vista artistico ha subito così tante cattiverie? Per l'invidia delle pippe che ci stanno in giro. Tuttora succede così, quando tu non puoi attaccare una persona per le qualità che ha e cerchi di ferirla in altre maniere, ma succede anche nel calcio, succede anche in politica, succede a tutte le parti. È soltanto che con me mi hanno trovato veramente un'anima troppo fragile e potevano veramente farne a meno di fare tutte queste cazzate. Erminio, io voglio anche saperne di più rispetto ad un racconto che tu hai fornito di recente parlando proprio con alcuni giornalisti in relazione alla tua partecipazione a The Voice Senior. Com'è possibile che una voce come te, così bella, così intensa, graffiante, che così come quella di Mia Martini ci riporta un po' in congiunzione con quelle che sono le frequenze dell'anima, no? Perché parliamoci chiaro, la voce come la tua è quella che più di tutte tocca l'anima, perché è capace di andare in profondità nelle frequenze, parlando appunto di radio. Come mai, l'ho chiesto anche a Nello Buongiorno la settimana scorsa, come mai Erminio Sinni, pur avendo avuto una grande carriera perché hai fatto tanto piano bar, ti sei divertito tanto nella tua vita, ma è chiaro ed evidente che ci aspettavamo tutti, no? Alla luce di quello che è il tuo dono particolare, una carriera sicuramente più importante, no? Più riconosciuta dal mondo della musica. Non che non lo sia stata, e sicuramente lo sarà. Sicuramente me l'aspettavo anch'io. E viva la sincerità. Molto probabilmente non ero pronto, non ero preparato, oppure ci sono troppe pippe che non capiscono. Infatti. Ma questo non mi permetto di dirlo. Beh, lo diciamo noi. Però quello che ti dico è che comunque tutto questo tempo che è passato non è passato inutilmente, perché sicuramente sono diventato una persona migliore e quindi non so se mi riconsolo così, però in realtà insomma perlomeno questo è servito, ecco. Senti, hai parlato molto anche di tuo padre ed è molto molto bello quello che hai detto. Mi puoi fornire un ritratto del tuo genitore? Beh, babbo era nato a Diamante in Calabria, con mio nonno, anche mio nonno, e sono partiti dalla Calabria, prima mio nonno, poi lui, e sono venuti a fare minatori in Toscana, dove io sono nato. E babbo era un minatore, una persona fortissima, era anche pugile, e soltanto una persona fragile d'animo anche ecco lui. Perché la tua voce scava in profondità, ho capito. Sì. Erminio, io ti ringrazio per le emozioni che ci hai dato questa sera e faccio una cosa in più, siccome prima tanti si aspettavano che noi mettessimo E tu davanti a me, dopo la pubblicità state con noi perché ascolteremo E tu davanti a me. Grazie di cuore, grazie, al grande Erminio grazie. Sinni sempre grazie, Forza Napoli. Un abbraccio ad Erminio Sinni e grazie di cuore. Pubblicità.